crossover è la parola d'ordine con cui qui a Ginevra 2015 Renault ha intenzione di ingolosire tutti i visitatori. Si chiama Kadjar ed è la nuova subcompatta della casa francese. Con i suoi 4,45 m per 1,84 m di larghezza va ad inserirsi a pieno titolo nel segmento C. Ma ci fa il punto più dettagliatamente Francesco Fontana Giusti, direttore comunicazione di Renault Italia. Grande novità Renault, Kadjar, un crossover del segmento C che si va a collocare tra Captur e Koleos, è un crossover a tutti gli effetti, è un SUV con un'altezza rialzata di 190 mm dei grandi cerchi, questo è un look molto imponente, è una station perché ha tanto spazio nel bagagliaio e spazio all'interno e si guida come una berlina grazie a dei motori energy estremamente efficaci e un raggio di sterzata anche molto interessante. Tanta tecnologia all'interno con tre motorizzazioni energy, due diesel, uno da 110 e uno da 130 cavalli e un benzina da 130 cavalli. Versioni 4x4, 4x2, 4x2 con extended grip, dunque veramente un'anima da SUV e all'interno degli equipaggiamenti innovativi come l'Airlink 2, un'evoluzione del sistema Airlink e tanti equipaggiamenti che aiutano all'assistenza alla guida.